E quindi detto questo, possiamo partire e vediamo una notizia inaspettata. Quindi concentrati un po' su un'area della tua vita che pensi sia indispensabile e che ti interessa, e poi scegli o il Buddha o la piramide, o il Buddha o la piramide o la stella. Stele, Buddha, piramide o stele. Fai la tua scelta e partiamo dal Buddha, una notizia inaspettata che aspettavi da tempo, che non arrivava, e vediamo un po'. Partiamo anche qua dagli arcani maggiori dei tarocchi, vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, nel frattempo ti ricordo ancora di iscriverti al canale, attivare la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video e se ti vuoi abbonare, abbonati. Allora, mescoliamo, scegliamo le prime tre carte e andiamo a vedere. Bene, direi che allora c'è una persona, il re, l'imperatore, una persona solida che anche introspettiva, che ti cercherà e diciamo che ci saranno due persone fondamentalmente, abbiamo i due opposti e la scelta in mezzo. Ci sono due persone che vogliono interagire con te, una, adesso parlo al maschile e al femminile, una persona solida e una persona invece molto più emozionale e anche molto più trasgressiva, quindi hai questa possibilità, tra virgolette, di dover fare una scelta. Salutiamo Roxy, hai questa possibilità di poter fare una scelta. E quindi dovrai fare un percorso interiore per capire ovviamente quale delle due, dipende ovviamente dall'obiettivo che tu hai, è più in sintonia, più sintonizzata con te. Ma cerchiamo di approfondire il tutto, cerchiamo di approfondire tutto con i tarocchi di Marsiglia, vediamo di approfondire tutto con i tarocchi di Marsiglia. Allora, scegliamo le prime tre carte e andiamo a vedere che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Combinazione, è uscito di nuovo l'eremita, quindi anche qua è rafforzato proprio l'eremita, quindi ti dice che devi fare una tua scelta. Salutiamo anche la Spagna. Devi fare una tua scelta per capire qual è la situazione più idonea, migliore per te. Ovviamente il suggerimento è cerca la stabilità, quindi sembrerebbe che forse la scelta dell'imperatore potrebbe essere la scelta migliore. Ma vediamo ancora cosa ci dicono le sibille di Lenormand, cosa ci dicono le sibille di Lenormand. Per capire qual è questa notizia, quindi due persone ti cercano, una all'opposto dell'altra, uno coi piedi per terra, l'altra più istituzionale, l'altra più trasgressiva, e a te l'ardua sentenza. Vediamo cosa ci dicono le sibille di Lenormand. Scegliamo le prime tre. E andiamo a vedere, abbiamo il 6, poi abbiamo l'11 e il 17, 6, 11 e 17. Allora, il 6 sono le nuvole, quindi sono le preoccupazioni, una minaccia. Fai attenzione perché potresti fare la scelta sbagliata, rappresenta anche una persona invidiosa, una persona indecisa, nervosa, inaffidabile. Quindi, se tu stavi pensando di rivolgerti nella tua scelta alla persona più inaffidabile, più emotiva, rischi, anche perché poi abbiamo l'11.
L'11 è che rappresenta, diciamo, la scopa e la frusta, quindi insoddisfazione, falsità, sfiducia, una persona squilibrata fondamentalmente, che sarebbe meglio lasciar perdere. E poi abbiamo il 17 che è invece la cicogna. Quindi la cicogna rappresenta una nascita, un nuovo incontro, quindi un ritorno di vecchie situazioni, una fedeltà. Quindi, insomma, le sibille ti dicono punta sulla persona più istituzionale. Salutiamo anche Rosalla, punta sulla persona più istituzionale. Vediamo qualche consiglio proveniente dai tarocchi Zen, qualche consiglio proveniente dai tarocchi Zen di Osho. Cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e andiamo a vedere, scegliamo le prime tre carte, qual è il consiglio da parte dei tarocchi. Beh, diciamo che è simile. Attenzione alle persone ambigue. Quindi vai sull'imperatore, lascia perdere il matto, vivilo con intensità e diciamo, cerca la tua stabilità interiore. Quindi ti sta dando un'indicazione, ti stanno dando un'indicazione. Bene, passiamo alla seconda stesa. La stesa della stele, della piramide, la seconda stesa, la stesa della piramide, piramide. La stesa della piramide che ci dice, quindi, qual è questa notizia inaspettata per te? Qual è questa notizia? Qui cadono le carte. Qual è questa notizia inaspettata per te? E partiamo sempre dagli arcani maggiore dei tarocchi, mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiore dei tarocchi. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Le prime tre carte abbiamo, beh, interessante come stesa perché abbiamo Sole e la Luna. Anche qua c'è gli opposti elementi, diciamo, no? Il Sole e la Luna. E poi in mezzo c'è il giudizio positivo, quindi anche qua hai due chance, due possibilità diverse dall'altro caso. L'altro caso era più su delle persone, adesso sono il sole e la luna. Mi hai sentito in inglese? Bravo, in Spagna. Ti piace la mia pronuncia? You like my pronunciation? Do you like it? Ti è piaciuta la mia pronuncia? Te lo dico perché tu magari poi non parli in inglese. Fatto un corso intensivo. Do you like it? E abbiamo, diciamo, quindi abbiamo il sole e la luna, il sole e la luna, e quindi devi praticamente mettere assieme entrambe le cose, entrambe le situazioni. Quindi ti aspettano due, diciamo, due possibilità di scelta. Quindi la luna devi fare attenzione, salutiamo anche Maria Grazia perché potrebbe essere una roba strana, ma cerchiamo di approfondire. Utilizzando, salutiamo a Tug, utilizzando gli arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono le 78 carte utilizzate anche da Jung, da Jodorowsky. Scegliamo le prime tre carte. Allora, beh, è strana sta cosa, è uscita di nuovo la luna, però non è uscito il sole, la luna. La regina di bastoni e il 10. E qua ti sta dicendo che se farai la scelta della luna, della scelta oscura, il lato oscuro della forza, ti porterà sicuramente passione, ma ti porterà anche sicuramente dei problemi. Quindi alla fine l'istituzione sempre dovrebbe prevalere, anche se è difficile che accada. Ma cerchiamo di capire quindi ancora chi arriverà. Quale sarà questa sorpresa?
utilizzando le sibille di Lenormand. Le sibille di Lenormand. Vediamo che ci dicono le sibille di Lenormand. Allora, tagliamo e vediamo cosa ci dicono le sibille di Lenormand. Allora, abbiamo il 4, il 4, il 5, il 10, 4, 5 e 10, 4, 5 e 10. Allora, bene, partiamo dal 4, rappresenta la casa, rappresenta la solidità, quindi scegli la solidità, scegli, potrebbe rappresentare anche un sostegno, un appoggio, un'amicizia, però la casa rappresenta anche la solidità, l'istituzione. E poi abbiamo l'albero, che rappresenta anche un po' la serenità, ma rappresenta anche le proprie radici fondamentalmente, no? Quindi ti dà anche qua un consiglio, che quindi dovresti andare verso il sole, anche perché poi abbiamo il 10 che rappresenta la falce. La falce non è tanto positiva, diciamo così, perché rappresenta un cambiamento repentino, la fine di un ciclo, una rottura necessaria, quindi devi rompere con tutte le situazioni che non ti stanno dando quello che tu vuoi fondamentalmente, quindi devi falciare via, salutiamo Carla, tutte le situazioni che non ti stanno dando quello che tu vuoi. E detto questo, passiamo ai tarocchi Zen, vediamo cosa ci suggeriscono i tarocchi Zen di Osho, cosa ci suggeriscono i tarocchi Zen di Osho per questa stesa, cosa ci suggeriscono i tarocchi Zen di Osho. Quindi tagliamo le carte e vediamo qual è il suggerimento per te in questo caso da parte dei tarocchi Zen di Osho. Beh, allora ti dice evita di aggrapparti al passato, evita di aggrapparti al passato, cerca una nuova visione, una nuova prospettiva, sembrerebbe chiudi qualcosa e inizia un'altra e non sottovalutare anche l'amicizia. L'amicizia è comunque un valore importante da prendere in considerazione. Bene, e passiamo alla terza stesa, qual è la notizia inaspettata che arriva? La terza stesa, che è quella della stele, vediamo la stesa della stele, che ci dice la stesa della stele. Partiamo ovviamente sempre dai tarocchi, dagli arcani maggiori dei tarocchi, mescoliamo le carte e vediamo, ricordo di iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Condividete questo video con i vostri amici, così facciamo girare, mettete un like che non vi costa nulla e che fa girare il video su YouTube e se volete fare una donazione cliccate sul dollarino, se volete abbonarvi andate nella home page, tastina abbonati e potete abbonarvi per dare un sostegno al canale. Allora, tagliamo e vediamo le prime tre carte che ci dicono. Beh, abbiamo il mondo, quindi l'accompimento, la forza e il matto. Quindi il matto in questo caso vicino al mondo e la forza rappresenta tante possibilità. Quindi ti dice hai tante possibilità, hai la forza per fare la scelta giusta e raggiungerai il tuo obiettivo. Quindi direi che una situazione positiva. Il matto in questo caso vicino, perché i tarocchi rappresentano una sorta di discorso, in questo caso vicino al mondo e vicino alla forza ha questo tipo di interpretazione, salutiamo la faga, quindi hai davanti a te tante possibilità, hai la forza per fare la scelta e probabilmente se ti concentrerai potrà essere anche la scelta giusta. Ma vediamo un approfondimento con i tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia, quindi mescoliamo e vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia, cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Beh, di nuovo interessante perché abbiamo l'imperatore,
il diavolo e il 3 imperatore diavolo, e abbiamo il 3 di coppe, che quindi rappresenta l'imperatore, rappresenta in questo caso anche qua una stabilità. Il diavolo rappresenta una personalità complessa con la quale dovrà interagire, e poi abbiamo il 3 che invece rappresenta una ricerca di stabilità affettiva. Devi, diciamo, mantenere la concentrazione, non devi avere attaccamenti se vuoi ottenere qualche cosa, se vuoi che le cose vadano per il verso giusto, ma vediamo quali sono ancora dei suggerimenti da parte, cioè delle Sibille, le Sibille di Lenormand, che ricordo che era una famosa astrologa, tarologa di Napoleone Bonaparte. Abbiamo di nuovo il 4, il 5 e il 3. Ah, 3, 4, 5. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Allora, interessante, il 3 rappresenta un battello, rappresenta nuove prospettive, ma è un responso positivo, commercio, ricchezza, progresso, una persona generosa, anche affarista, anche benestante. Il 4, la casa, abbiamo visto, rappresenta la solidità, rappresenta, diciamo, la stabilità e la solidità, e l'albero rappresenta le radici, rappresenta il proprio passato, la discrezione. Quindi diciamo che sono responsi positivi, quindi devi anche qua, ci stanno dicendo in queste tre stese di andare sull'istituzione, diciamo così. Vediamo anche per la stesa della stele quali sono i suggerimenti provenienti dai tarocchi Zen di Osho. Cosa ti suggeriscono i tarocchi Zen di Osho? Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi Zen di Osho, che ti dicono, cerca l'abbondanza, sviluppa la creatività e integra le tue parti interiori. Ecco, queste sono quello che proviene, diciamo così, dai tarocchi Zen di Osho, per cui diciamo che sono tre stese, più tutto sommato, abbastanza buone, questa forse un po' meglio delle altre due, perché dà chance e possibilità.